E loro avevano appeso dei manifesti quali dicevano che ogni tedesco ucciso uccidevano 10 Italiani. italiani. Furono mandati le donne e i bambini da una parte e gli uomini da un'altra. Il più giovane di tutti aveva 16 anni. 9 chilometri a piedi tutti gli anni da San Pancrazio, comune di Bucine, a Civitella in Val di Chiana. Un percorso, quello della Marcia per la Pace, fatto dagli studenti, dai cittadini, dagli amministratori, da coloro che quei momenti terribili li hanno ben impressi nella mente. Un percorso che riporta indietro le lancette dell'orologio di 70 anni a quel 29 giugno 1944, data di due delle più barbare stragi nazifasciste avvenute in provincia di Arezzo. Alla cerimonia erano presenti anche i rappresentanti dell'ambasciata italiana e di quella tedesca. Si parla di un 29 giugno di enorme tragicità che ci ha portato via più di 240 persone, uomini, donne e anche bambini, quindi non possiamo assolutamente dimenticare. Sono passati 70 anni, purtroppo i testimoni vivi sono ancora pochi, ma è ricchissima la loro memoria. E noi, attraverso la marcia che facciamo ormai da diversi anni con le scuole, vogliamo ogni anno tenere viva questa memoria, dare come questo testimonia ai nostri giovani, ai nostri futuri cittadini, affinché queste atrocità non succedano mai più. Che cosa vorrebbe dire magari ai giovani di oggi che non hanno vissuto questi momenti, ma che li sentono raccontare da chi invece in quel momento c'era? Che cosa vorrebbe che rimanesse? Perché purtroppo le guerre ci sono anche oggi, no? Quindi forse non abbiamo imparato granché. La pace, lottare per la pace. E la giustizia, possibilmente, più che si può, perché sono le due cose che si risolvono male, perché l'egoismo delle persone, il potere e il denaro travolge tutto.